L'essere umano ha sempre avuto una fascinazione particolare per le tenebre, che esse siano una mancanza di luce o una sfumatura dell'anima, e le tenebre, in senso lato, sono sempre state le suggestioni per molti artisti. I Rolling Stones nella musica, ad esempio, che un po' come effetto speciale, un po' perché con le tenebre avevano un sincero feeling, nel 1966 pubblicavano Painted Black, un brano cupo che anche grazie a un sitar elettrificato entrava nella testa dell'ascoltatore, portandolo in posti bui e maleodoranti. Di notte il cielo senza stelle è tutto nero e così il mio cuore fino all'ultimo pensiero, traducendo Mick Jagger, sorretto in questa canzone dalla batteria di Charlie Watts, dalla chitarra di Keith Richards, ma soprattutto dal sitar suonato da Brian Jones, che forse più degli altri compagni di band le tenebre le conosceva da molto vicino. Canzoni intime, canzoni da pub come quello dove il protagonista della nostra storia entra nel 1968, luoghi simili, stesso periodo. Anders Petersen entra per caso nel caffè Lemitz, lascia la sua macchina fotografica su un tavolo, ordina una birra e se ne va al bagno. Ha 24 anni e fin qua nulla di particolare. Ma la leggenda narra che, tornata al suo tavolo, gli avventori del bar fossero intenti a passarsi la sua fotocamera scattandosi foto l'un l'altro, e anche qua nulla di particolare, forse un po' di fastidio per il fotografo, non fosse che la particolarità risiedeva nel luogo, un luogo molto particolare, e in quel ragazzo con la macchina fotografica. Capita, non molto spesso a dire il vero, che nella vita di un fotografo aspirante tale avvenga una specie di miracolo. Essere la persona giusta nel momento giusto. Alzare il velo fra passato e futuro e vivere il momento in uno stato di presenza non giudicante, qui ed ora. Yet nunc, dicevano i latini. Shanti, dicono gli induisti. Bene, il nostro protagonista è un giovane uomo, ma ha già sviluppato attraverso i suoi primi lavori una sorta di malinconia visiva ed è la persona giusta nel luogo giusto. Il caffè Lemitz è un bar ai confini della zona luci rosse di Amburgo ed i suoi clienti erano un mix di operai, prostitute, magnacci, alcolizzati, ladri, omosessuali, nani, travestiti e altri che sedevano ai cosiddetti margini della società. È un fotografo intimista, il nostro Anders, e gli piace stringere amicizia con quelli che diventeranno i soggetti delle sue fotografie. La persona giusta per entrare in confidenza con gli avventori del caffè, cosa che gli riesce in pieno. Tanto da iniziare un lavoro che lo porterà a frequentare il locale per 3 anni. Dal 1967 al 1970. Quello che ci regala è un lavoro tridimensionale, dove le barriere fra autore e soggetto vengono distrutte nel tempo di una birra calda. Il fotografo scende dal palcoscenico e crea arte in mezzo al pubblico, un pubblico che lo abbraccia e che lo fa sentire a casa. Dopo un po' non sapevo cosa stavo facendo al caffè Lemitz, ed è stata allora che mi sono sentita a casa, disse poi Petersen. Una delle cose più forti di questo lavoro è il ritmo. Non troverete foto deboli, il tutto è una serie di scatti che lascia senza fiato, una vorace ballata che crea dipendenza, che si vorrebbe non finisse mai, portata avanti stilisticamente da un bianco e nero contrastato e violento, brutale e poetico. Gli scatti orizzontali ricordano la poetica di Sergio Larrain, ma i luoghi con un tasso alcolico portato al limite della sopportazione umana, luoghi dove l'essere umano si sveste di qualsiasi maschera e balla la propria danza, di vita o di morte che sia. Caffè Lemitz esce come libro nel 1978 e diventa un manifesto della fotografia senza compromessi e senza giudizio, un capolavoro intimista che ispirerà grandi fotografi come Nan Golding e che verrà utilizzato da Tom Waits per la copertina del suo disco, Rain Dogs. I Rain Dogs sono per l'appunto quei cani che nelle grandi città, dopo un acquazzone, si ritrovano a gironzolare smarriti senza trovare la strada di casa, lavati dagli odori della pioggia.